warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Bentornati qui su Diablo 3, chiedo scusa perché avevamo detto ci vediamo la prossima volta con l'ultimo pezzo della beta, non siamo riusciti a farlo, chiedo scusa per questo. E per farmi perdonare, per farci perdonare, vi faremo vedere un modo come expare in maniera spettacolare con questa patch 2.1. Ovviamente Tormento 6, per forza, perché se no non si viene, cioè nel senso... 1600% di esperienza. Esatto, come esatto, o for un Tormento 6 niente. Per il primo modo per expare dovete spammare una quest in particolare, è all'atto 2, parte... atto 2, secondo capitolo, parte atto 2, missione seconda parte, ok? Tutto 2, ok? È semplicissimo. Voi confermate, lo fate, lo resettate ogni volta, vi faremo vedere perché spate in maniera allucinante. E perché exp in cioè da 1 a 4 uguale? L'exp puoi farlo anche da solo. No, ovviamente più siate più XP con i mob, perché più grossi sono i mob. Ok, vabbè. Okay. Comunque, siamo in quattro, salutiamo il buon vecchio Eon che lui ci ha suggerito il rito di fare questa guida, grazie Eon. Grazie Eon per le lamerate che ci fornisci. Come vedete c'è il buff del mostro dei tesori, che è quello con lo scrigno, poi c'è il buff dell'unione fa la forza, aumenta tutto, cioè aumenta tutti i bonus. Vedete, se uno si allontana dagli altri eroi, diminuisce in base a quanti sono nella stessa schermata. Ovviamente siamo tutti insieme, abbiamo 3 stack, uno per ogni alleato che hai. Okay. Quel buff ti aumenta l'esperienza e il l'esperienza, i gold, i drop, eccetera. A parte questo, ho fatto troppo veloce questo video. Dove dovete andare? Dovete andare a fare la quest, che è parlare col tenente. Voi ci parlate, come vi ricordate, la quest è praticamente un tranello della strega di Magda. Voi entrate praticamente dentro, trovate Magda che vi fa il tranello, voi dite invece vi ha tradito, bla bla bla, lei non lo farà mai, l'avete già fatta tutti. 28 milioni di esperienza, ho visto. Ok, 28 milioni di esperienza, va circa. Bene? Circa, era per farvi vedere esperienza, poi non l'ho più letto. Guarda come sale con i mob normali, con 1600 esperienza. Giusto perché. No, però dovrebbero picchiarvi quei mob con insomma Tormento 6. Sì, ma io li grabbo, loro li frozzano e finita lì. E gli altri due li picchiano. Ah, quindi sei parti con? Il party deve essere da un mago, un monaco per grabbarli e il due a scelta, ok? Ok. Per fare questa determinata missione il mago serve per fare anche la bolla temporale che rilallenta, io sono l'unico che tanco e che mi piglio le pezze, però a parte questo, comunque come state per vedere io ho già fatto un sacco di expo con i mob, finisce da 9.500.000 di esperienze e 80.000 di gold, e come io sono fatto qua 20 milioni ho fatto tipo con questa build, con un party decente a Tormento 6 fate 800 milioni l'ora. Porca puttana! Ok, quanto ci vuole a farlo? Ma è già finito, È già finito, esci, appena escono tutti resettate, ho fatto giusto 3 tentativi per farvi vedere come si fa a modo. Ok, quindi serve comunque monaco per il club, il mago Il monaco non è obbligatorio, ma è consigliato, comunque è un po' tancoso come classe. Il monaco per il club, il mago per frost e bolla temporale e gli altri due a DPS a piacere. Noi abbiamo due maghi, quindi abbiamo... più controlli. Doppio controlli. Okay. Il barbaro serve comunque per lo sciao. Cioè, può andare di Whirlwind il barbaro? Insomma, cioè meglio ormai la build Whirlwind non è così sopravvalutata per in questo momento. Comunque, come vedete, la quest è resettata, posso spiegarvi tutto, torniamo lì, faccio vedere che è molto più veloce adesso, si corre tutto in questo punto. E una volta che arrivi lì, arrivi e fai la quest subito, senza parlare, schippi i dialoghi e si fa tutto. Come vedi, sono a 2 tacchi dopo la metà.
Sì. Ok, sono due tacche dopo la metà, parliamo. Bla bla. Mancano tre tacche, ti manca. Esatto, ti mancano, insomma, tre tacche. E tre tacche di Paragon 43, comunque, cioè, no, che non è. Cioè, una volta fare il Paragon 43 ci voleva un po' per farmavi un bel po'. Sì, senza contare che ora c'è anche il 50% più di exp fino al 24 marzo su Diablo. Non ve lo scordate. Ok, giusto. Quindi questo devi approfittarne tipo a bomba ora. Per fare queste laminate enormi. Devi approfittarne a bomba adesso. Hai fatto quasi un'attacca, poco meno di attacca, forse mezza attacca perché avevi già qualcosa. Sì, sì, un poco meno di un attacco ho fatto con i mob. Comunque con i mob si fate un casino con questo bonus che vi danno, comunque anche i party, perché, anche per quello ti serve il party, il bonus del buff, influisce anche sulla quest, influisce, no, influisce però su mob, sui mob che ti danno, ok, altri 9 milioni a livello paragon. Hai fatto 44, hai appena fatto 3 tacche, ho fatto il 30% del paragon, 4%, sì, 30% di paragon hai fatto in tipo, quanto tempo è passato? 2 minuti? Allora, sono passati 4 minuti, di cui sono stati 3 minuti di spiegazione il primo try. quindi, cioè, fai conto te, no? Tipo, se ti skilli, Dio santo, lo riesci a fare in un minuto. Sì, sì, più o meno, sì. E poi più aumenti paragon più fai velocemente perché prendi... Esatto, e qui non avevo ancora messo i punti, perché... Perché non li avevo ancora messi? Non li avevo ancora messi quando ho fatto questo video. Comunque, vedete, cambiate. Vuoi farlo vedere veloce e poi non metti le statistiche, Dio santo. Me l'ho messo per il video successivo, era giusto, fatto apposta per far vedere. Era fatta apposta per far vedere, perché oltre a questo c'è un altro video che andiamo a far vedere dopo questo terzo try. Senso, facciamo il terzo try per dimostrare che è proprio facile. Ovviamente ci serve un minimo di equip. Io sono rimasto indietro perché è un bel po' che non seguivo Diablo, la versione europea, mettiamola così, o ce n'è troppe. Era un po' che non seguivo Diablo la versione europea, però il mio equip avevo 111k DPS. Eon, che è il nostro mago, ne ha 330. Quindi sì, se siete ovviamente, se non ce la fate a farlo così perché è troppo difficile a tormento 6, che è comunque il massimo, abbassate un po' il tormento, comunque expate veramente bene con questa cosa, soprattutto i livelli bassi. Ricordiamo che la Tara, per chi ci seguiva una volta, sa chi è, e qui mi ero scordato di parlare col tizio, ci ha parlato qualcun altro per fortuna, che la Tara ha fatto il livello 15 e il livello 18 in 2-3 try di questa cosa qui. Vabbè, cioè, Dio santo, anche perché vorrei proprio sapere i milioni, quanti ne prendi, Dio santo, certo, 100 milioni l'ora, ok, intanto stai contento di avanzare con le tacchette da basso, sì, sì. Ora prendi l'altra esperienza, guarda, praticamente hai fatto il 44 con l'exp, cioè soltanto con l'esperienza della quest prendo il 12-13%, più fai un altro 12% di mob. Cioè, velocissimo, si esce, sì, bene, sì. Sì, senza problemi. L'unico effetto negativo di questa quest è che non ci sono drop, perché i mob sono comunque normali, non ci sono drop. Soltanto la prima volta che la fate vi dà l'oggetto di reward, però soltanto la prima volta. Comunque si esce, qui avevo chiesto, fate i saluti, i bambini, cioè, nel senso, sì, poverini, i bambini spazi, sono stati con noi. Saluto i bambini, ringrazio i bambini, ringrazio Medium Man, Eon, che ci segue da sempre, Caragor non so chi sia. Caragor non l'ho conosciuto oggi, non mi spiace, quindi non lo sapevo neanch'io. Nuovo adepto! Esatto, comunque adesso vi ho detto che a parte loro fanno saluti, quindi non fagli salutare, ho detto che c'è poco drop. C'è un'altra quest nell'atto 1 che andremo a far vedere adesso, ci sono dei drop perché c'è una possibilità di una cassa normale e il mob droppa comunque dei gialli, però più difficile perché il mob frosta. Questo è l'atto 1, la missione dell'atto 1 è sempre, cioè, atto 1 parte 2, ok? Atto 1-2-2, ok, prima era 2-2-2, adesso è 1-2-2, ci piace così. La missione è quella lì di esplorare la cantina nascosta della madre di Adria, quindi esplorare la cantina nascosta di Adria. Qui serve tecnicamente un monaco per levare i frost. Conosce anche la Taran adesso. Serve un monaco per levare i frost, ok? Sì. Poi serve uno sciamano per praticamente scippare e confondere o sciarmare l'elite, perché frosta troppo e fa un sacco di danni. E poi serve sempre il mago per fare la bolla temporale e tutto. Come vedete, entriamo, cioè c'è già bolla temporale, noi abbiamo un altro mago extra. E il mob è confuso in questo momento. Io lo stunno, comunque non è obbligatorio. Tra poco si libera e fa il frost. Io dopo il primo frost faccio l'assorbimento, che nessuno di noi viene frostato, sopravviviamo tutti. Adesso ne fa un altro, mi sembra, e muore che la Tara, perché è che la Tara. Fa morire, Dio santo, è un barbaro, ma perché non si è levato, no, invece
Chi è morto? No, non è morto l'altro mago. Scusate, Witch Doctor è morto. È morto il Witch Doctor, però comunque sì, ce l'abbiamo fatta, tirarlo giù. Ho fatto il Paragon, droppa un giallo e sti cazzi e mazzi. A nord potrebbe esserci una cassa, ma non è obbligatoria. Come vedete anche questa da 9 milioni, da più o meno la stessa exp dell'altra, perché è vero che sono meno mob, ma quello è un mob viola che dà più exp di base, dà sempre 9 milioni e mezzo la quest, è più veloce perché devi parlare molto meno e però devi avere un party incazzato nero. Ma tipo, ma queste quest qui le consiglieresti di farle da soli comunque sia, non in parte? Anche in solo, molti le fanno anche in solo per expare, che è comunque fluido, expi abbastanza bene e uno expo al suo livello. E quindi non funziona più la cosa di andare a tormento tra in party e iniziare a farmare come dei disgraziati? No, sì, funziona. Comunque, cioè, nel senso, funziona, però così farmi più veloce. Farmi più veloce, prendi più soldi, perché 80.000 colpo. Esatto, prendi più soldi, ne sprechi meno. E ci metti un minuto a fare 20 milioni. La prima che abbiamo fatto vedere è il metodo più veloce e sicuro per espare, la seconda è quello che dà anche un po' di drop. Giusto? Ok. Grazie di averci seguito e alla prossima di Diablo 3.